Voilà, stiamo provando la DN60 di iFootage che ci hanno gentilmente mandato. È una luce non tanto potente che va bene in situazioni come queste di scarsa luminosità dove si vuole ampliare o riempire oppure usare come key light, come in questo modo, però in situazioni. Di luce controllata dove non c'è una luce ambiente molto potente perché se no non è sufficiente. È carina, è dimerabile e è, è controllabile tramite app, funziona abbastanza bene. All'interno del kit c'è un cono come questo che noi non stiamo usando perché abbiamo una lanterna che vi farò vedere. Poi viene in dotazione con una borsetta. Non è da sottovalutare nel range di luci così economiche. E qua dentro ci sta il cono, la luce, l'alimentazione, il cavo di alimentazione e basta. Mentre, aspettate, questa è la lanterna. Zoom indietro. Questa è la lanterna bandierata adesso togliamo un po di oh, questa è la lanterna cinese che ci ha dato e con attacco bowens mentre questo qui è un attacco solo dedicato che è molto più piccolo e la luce adesso la giriamo da quest'altro lato si presenta in questo modo ah. La luce si presenta così molto molto piccola. E qua c'è anche il suo anello adattatore per poter mettere la lanterna Bowens o altri oggetti del genere. Una cosa molto carina che i Footage sta mandando da utilizzare sempre con la luce, ma che noi stiamo usando per un'altra cosa, per fare la regia è un handle con piastra per V-mount che alimenta direttamente la luce. Noi ci stiamo alimentando il monitor, carina nei momenti di run and gun dove si vuole avere la luce direttamente in mano, e in quel caso proprio è leggerissima e molto potente, anche perché abbiamo fatto un test e alimentata V-mount o a cavo a parete la eh, potenza della luce non cambia, quindi niente niente male. Faccio vedere al volo l'app. Voilà, questa lasciamo un attimo qui. Ah, probabilmente vi manderò, non essere riuscita a vederla. Ok, questa è l'app. Come vedete adesso è al 100%, così andiamo allo zero, voilà. questa è la reattività dell'app. La luce si presenta in questo modo, perciò possiamo regolare. Il dimmer di un grado alla volta oppure cliccando il bottone sale di 20 gradi. Questo 20, 60, 80, fino ad arrivare alla massima potenza 100. Sarà sicuramente clippato. Andiamo a abbassarla. Se ci spostiamo nel menu, abbiamo gli FX che sono una serie di effetti, un po' i soliti i classici effetti che abbiamo su, su questo genere di luci LED: welding, strobe, esplosione, pulsing. E sotto possiamo comunque sia andare a aumentare la frequenza, tipo 11 qui sono a 30 e vedrete che aumenta la frequenza. E mentre 5 è il minimo della frequenza, ma ci sono anche altri effetti: lighting, paparazzi è uguale, sotto possiamo aumentare la frequenza. Tutte queste impostazioni sono regolabili anche dal, dall'app, come vedete posso alzare e abbassare la luce in all device oppure solo sulla nostra Angel Fish 60 DN. Perciò se abbiamo un set con diverse luci ai footage possiamo alzare, dimerarle e alzarle tutte contemporaneamente. Questo è molto interessante e in più possiamo anche regolare la curva della di come viene dimerata la luce e controllare anche gli effetti tramite app. Quindi il resoconto finale è che è una luce buona a 98% di Cree anche per eh, in situazioni running gun o quando davvero non avete luce, eh, ma non è sicuramente sufficiente per uso esterno e per eh, riempire o anche fillare, passatemi il termine, il sole. Per tutto il resto, approvata. Peace.